Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nel secondo episodio di Over the Wire, la serie dedicata alla sicurezza informatica. Se stai iniziando a seguire il progetto da questo video, ti consiglio caldamente di andarti a recuperare il video precedente, se non altro per capire di cosa stiamo parlando. Allora, l'altra volta eravamo rimasti a Bandit 10, quindi direi di non perdere tempo e di iniziare subito a fare le sfide successive. Quindi, Bandit 10, da Bandit 10 a Bandit 11. Sì. Allora, la password per il prossimo livello è salvata dentro il file data.txt, che è codificato in base 64. Allora, io direi di capire che cos'è questo Base 64 prima di affrontare la sfida. Base 64 è un sistema di codifica che permette di comporre delle stringhe ASCII dalla scomposizione in rappresentazione binaria di una stringa di partenza. Il 64 rappresenta il numero massimo di caratteri ASCII rappresentabili. Infatti, se guardiamo la tabella di codifica, possiamo vedere che si parte dal valore 0 fino ad arrivare al valore 63, quindi 0,63. Nell'esempio si codifica in base 64 la stringa ciao, ma vediamo di capirci qualcosa. Allora, per prima cosa si scompone in binario a 8 bit tutti i caratteri presenti nella stringa ciao, in modo tale da ottenere la rappresentazione binaria completa della stringa. Dopodiché, partendo da sinistra della rappresentazione binaria ottenuta, si formano dei gruppi di 6 bit ciascuno. E se come in questo caso la lunghezza del messaggio originale, quindi di ciao, non è multiplo di 3 byte, il numero di bit che otterremo come risultato non sarà multiplo di 6. Quindi bisogna aggiungere dei bit nulli, cioè questi 0 che vedete qua, per pareggiare i conti. Una volta formati i gruppi da 6 bit, si traducono in decimale ed infine si convertono i decimali così ottenuti in ASCII, ottenendo finalmente la nostra stringa codificata. Vi state chiedendo dove ho pescato questi uguali qua che vedete in fondo alla stringa codificata, vero? Allora, vi ricordate che abbiamo aggiunto questi 4 zeri per pareggiare i conti, no? Quindi sappiate che per ogni coppia di zeri aggiunta bisogna aggiungere un uguale, quindi avendo aggiunto 4 zeri, quindi due coppie, si aggiungono due uguali. Ma proviamo a codificare fisicamente la stringa ciao per vedere che tutto torni. E come vedete, il risultato è il solito. Ora che sappiamo cosa è e come funziona questo algoritmo, proviamo ad affrontare il livello. Quindi apriamo la shell, connettiamoci via Secure Shell come bandit 10 su bandit.labs.overthewire.org sulla porta 2220. Ok, incolliamo la password ed eccoci dentro. Allora, dovremmo trovare il file data.txt nella home, quindi eccolo, infatti, guardiamo come si presenta. Come vedete, il suo contenuto è stato offuscato utilizzando l'algoritmo di codifica Base64. Quindi il nostro obiettivo è quello di decodificare il contenuto di data.txt e recuperare la password. Molto semplice perché c'è un comandino dedicato che si chiama per l'appunto Base64, che serve a gestire per l'appunto questo genere di cose qua. Infatti con il flag D o con il double flag decode, come vedete, si può decodificare dei dati utilizzando per l'appunto Base64. Quindi non perdiamo tempo. Allora, Base64, quindi decode data.txt. Ed ecco qua l'output pulito pulito. The password is questa qua. Quindi, se mi riesce, copiamo,
incolliamo, sloghiamoci, riloghiamoci come bandit 11 ed eccoci qua. Guardiamoci le istruzioni per il livello successivo. Allora, la password per il prossimo livello è salvata nel file data.txt, dove tutti i caratteri minuscoli dall'A alla Z e maiuscoli, sempre dall'A alla Z, sono stati rotati di 13 posizioni. Ok, quindi anche qua abbiamo a che fare con un algoritmo di codifica e di preciso è l'algoritmo ROT13. Guardiamo di cosa si tratta. Il ROT13, chiamato anche eccesso 13 dalle nostre parti, è un cifrario monoalfabetico, derivato dal cifrario di Cesare. In crittografia viene definito cifrario monoalfabetico un sistema crittografico che utilizza un alfabeto per il testo in chiaro e una permutazione dello stesso per il testo cifrato. La permutazione utilizzata costituisce la chiave del cifrario. Il ROT13 ha come permutazione 13, per l'appunto, poiché ogni lettera viene spostata di 13 posizioni. Ma perché proprio il 13? Perché è l'esatta metà delle lettere che compongono l'alfabeto internazionale e in questo modo è possibile utilizzare lo stesso algoritmo sia per la cifratura sia per la decifratura. Nell'esempio è infatti possibile vedere quanto sia semplice sia cifrare sia decifrare la stringa ciao utilizzando sempre il solito algoritmo. Torniamo a noi. Ora che sappiamo cos'è questo ROT13, proviamo a risolvere il livello. Allora, innanzitutto bisogna trovare il file data.txt, eccolo qua, e vediamo come si presenta. Ok, quindi il contenuto di data.txt è stato offuscato utilizzando l'algoritmo di codifica ROT13. Quindi, sapendo ciò, bisogna spostare i caratteri di 13 posizioni. Quindi, per fare questo lavoro si può utilizzare il comando tr, che sta per translate. E per l'appunto questo comando permette di modificare o rimuovere dei set di caratteri. Quindi vediamo un po'. Allora, intanto cat su data.txt, ok, poi si richiama il comando translate, primo set di caratteri, quindi tutti i caratteri minuscoli e maiuscoli dalla A alla Z, ok, e nel secondo set quindi bisogna spostarli di 13 posizioni, quindi N Z A sì, dovrebbe essere così, Z A M. Ok, allora, quindi cosa si fa? Si legge il contenuto di data.txt, poi tramite il comando tr si spostano di 13 posizioni tutti i caratteri dall'A alla Z, sia minuscoli che maiuscoli, quindi un A diventa una N e via discorrendo. Quindi tecnicamente dovrebbe funzionare, proviamo. Perfetto. Funziona a meraviglia, ecco la password, quindi copiamola, incolliamola, bandit 12, salviamo, usciamo e riloghiamoci quindi come bandit 12 su bandit.labs.overthewire.org sulla porta. Ok, incolliamo la password. Perfetto, funziona. Ora vediamo cosa dobbiamo fare nel livello successivo. Allora, la password per il prossimo livello è salvata nel file data.txt, che è un hex dump di un file che è stato ripetutamente compresso.
questo livello potrebbe essere utile creare una directory sotto TMP dove possiamo lavorare utilizzando makedir. Ok, allora, questo livello è un pelino più complesso, poiché abbiamo a che fare con un xdump. Guardiamo che cosa è un xdump. Un xdump non è nient'altro che la rappresentazione esadecimale, decimale, ottale o ASCII di un file o di un elemento X, se preferite, presente sul nostro computer. Ai tempi dei tempi era necessario eseguire xdump durante il debugging per capire cosa non andasse, magari, che so, in un eseguibile, ma fortunatamente oggi, a regola, non ce n'è più di bisogno, poiché abbiamo metodi assai meno grezzi per fare debug. Nonostante ciò, gli xdump vengono sempre utilizzati per diverse mansioni, come per esempio per il recupero dati o in reverse engineering o talvolta pure durante la programmazione, in quanto resta sempre il miglior metodo per curiosare all'interno di un file. Ok, tutto molto bello, ma torniamo al nostro livello. Allora, quindi, ricapitolando, all'interno della home si trova il file data.txt che contiene l'xdump di un file che è stato ripetutamente compresso. Quindi guardiamo cosa c'è dentro questo file data.txt. Ok, e come previsto abbiamo il nostro xdump. Ora, se curiosiamo, proprio qua, diciamo, nella head dell'xdump, troviamo un'informazione molto molto importante, ovvero questo data2.bin. Questo data2.bin suppongo che sia il file che è stato utilizzato per generare l'xdump. Quindi, cosa dobbiamo fare? Bisogna ricreare questo file. Com'era? Non me lo ricordo già più. Data.txt, bisogna ricreare questo data2.bin dal suo xdump. Per fare ciò si può utilizzare il comando xxt, che praticamente genera l'xdump da un binario oppure il reverse. Quindi non dobbiamo fare il reverse dell'xdump a binario. Ok, proviamo. Quindi xxd reverse su data.txt, quindi che cosa fa xxd col flag R? Legge il contenuto di data.txt, trova l'xdump e in output dobbiamo salvare data2.bin, ovvero il file, si sta ricreando il file dal quale è stato generato l'xdump contenuto in data.txt. Vediamo se funziona. Ah, ok, non funziona perché ovviamente siamo, almeno sono, un miccio e dovevo creare, come mi aveva suggerito il livello, una cartella sotto TMP. Quindi makedir TMP robot, perfetto. Poi si copia data.txt sotto TMP robot. Ora io per comodità mi sposterei anche dentro TMP robot, eccoci. Ok, e quindi abbiamo il nostro file data.txt. Ora, come sarà detto, si genera il binario di contenuto nell'xdump di data.txt e si salva con il nome originale che era data2.bin. Ok, vediamo se funziona. Ok, vediamo. Perfetto, quindi abbiamo ricreato il file binario dall'xdump contenuto in data.txt. Ora, se noi si legge il file che abbiamo appena generato, come vedete non si capisce niente, poiché è un file .bin. Ora,
Ci ha detto anche che è stato ripetutamente compresso, quindi dobbiamo capire in che modo è stato compresso questo file. Per saperlo, sì, si utilizza il comando file su data2.bin. Ok, e in output abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Abbiamo il metodo di compressione, subito che è stato compresso con gzip, quindi anche la data, come vedete, dove, qua, di quando è stato compresso. Perfetto, quindi ora che sappiamo che è stato compresso con gzip, allora, quindi si estrae, anzi, prima di estrarlo io lo rinominerei anche, quindi move data 2.bin in data 2.gz, poiché è stato compresso con gzip, quindi ecco il nostro data 2.gz. Ora si estrae, quindi ganzip data 2.gz. Ok, come vedete è stato estratto ed è stato generato il file data 2.gz. Quindi proviamo a vedere se si legge qualcosa in data 2. No, anche qua non si capisce nulla perché ci ha detto che è stato ripetutamente compresso. Quindi anche data 2 è un file compresso. Quindi, solito giochetto, usiamo il comando file su data 2 e vediamo di cosa si tratta. Ok, stavolta è stato compresso con bzip 2. Quindi rinominiamo data 2 in data 2.bz2, se non sbaglio. Ok, perfetto. E adesso proviamo ad estrarlo. Per estrarlo era bzip2 flag d, se non sbaglio, su data2.bz2. Ok, ha funzionato. Come vedete, è stato estratto con successo perché da data2.bz2 è stato generato un altro file chiamato data2. Proviamo a leggere data2. Dai, dimmi che. Ecco, no. Perfetto, anche data2 è compresso. Quindi, cosa sta succedendo? Praticamente, immaginate questo file che è stato compresso più e più volte ed è, si è generato tipo, per intenderci, come una cipolla intorno al file che contiene la password. E le cipolle avete presente come sono fatte? Sono fatte ad anelli. Ogni anello praticamente è compresso utilizzando un metodo diverso, quindi il primo livello di compressione era gzip, il secondo bz2, e questo, che scrivo, questo qua sarà file su data2. Di nuovo con gzip, il file originale era data4.bin. Va bene, quindi move data 2 in datata, scritto data2 in data 2.gz. Dovrebbe andare bene ugualmente. Si estrae data2.gz. Ok, ha funzionato. Speriamo che sia l'ultimo livello di compressione. No, per niente, ancora abbiamo un file compresso. Quindi, solito giochetto, file data2. Ok, questo qui era un archivio tar. Quindi, move data2.tar, poi si estrae l'archivio tar, quindi tar xvf data2.tar. Ok, ed è stato estratto il file data5.bin. Ora si può rimuovere data2.tar, tanto non ci serve più. Ok, estensione .bin, però la speranza è l'ultima a morire. Come immaginavo, un file compresso, quindi solito giochetto, file su data 5.bin. Questo qua
è di nuovo un archivio tar, quindi move data 5.bin in data 5.tar. Mi sto un po' rincoglionendo. Allora, tar xwf su data 5.tar. Ok, è stato estratto data 6.bin, quindi remove data 5.tar, anche data 6 ha estensione .bin, quindi credo che sia compresso pure questo, però proviamo, dai, che non ho più voglia di estrarre roba. Ehi, è ancora compresso, quindi file su data 6.bin. Questa volta è con bzip2, quindi move data 6.bin in data 6. Fatica. Punto bzip2, quindi bz2. Ok. Poi, quindi bisogna estrarlo. Bzip2 di data 6.bzip2. Ok, data 6, forse ce l'abbiamo fatta. Cat data 6, dai, dai. No! Ok, file su data 6. Ancora un archivio tar, quindi move data 6 in data 6.tar. Ok, tar xwf su data 6.tar. Abbiamo estratto data 8.bin. Remove data 6. No, no, data 6.tar. Ok. Speriamo, dai. Tanto è punto bin, non è per forza compresso. Ok. Quindi file di nuovo su data 8.bin. Ok, il procedimento può essere un po' noioso, lo ammetto. Quindi è stato compresso con gzip stavolta, quindi move data 8.bin in data 8.gzip e gzip.gz. Ok. Poi GunZip data 8.gz. Dai, dimmi che ci siamo, che è la volta buona. Data 8. Oh, ce l'abbiamo fatta. La password è questa. Quindi, copia. Salviamo bandit 13, quindi. Non ammetto che, ah, vabbè, casomai cancelliamo la directory che abbiamo creato, perché se no, remove recursively robot. Ok, usciamo. Ok, sì, mi faccio ls sulla mia directory, non mi rinvengo più, abbiate pietà di me. Allora, quindi secure shell come bandit 13 su bandit.labs.overthewire.org sulla porta vai in call e devi andare per forza. Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente. Andiamo veloci come fulmini al livello successivo, vediamo cosa ci dice. La password per il prossimo livello è salvata in hash bandit pass bandit 14 e può essere letta solamente dall'utente bandit 14. E noi siamo bandit 13, ok, questo potrebbe essere un problema. Per questo livello non otterrai la password per il prossimo livello, ma una chiave privata SSH. Che può essere utilizzata per loggarsi nel prossimo livello. Ok, perfetto. Quindi, se noi si prova a fottere il sistema e si tenta di leggere la password
nel percorso che ci dice il livello, quindi Netch Bandit Pass Bandit 14, abbiamo per l'appunto un permission denied, poiché, come ci ha detto, la password può essere letta solamente dall'utente Bandit 14. Però, nella home troviamo questo file che si chiama sshk.private. Quindi, cosa dobbiamo fare? È molto semplice, basta leggere il contenuto di questo file, troviamo questa cosa strana qua, si copia pari pari dall'inizio alla fine, poi si crea un file, allora sulla scrivania me lo creo, no, scrivania, quindi è la key per bandit 14. Punto key, sì, va benissimo, e si incolla il contenuto del file che abbiamo appena copiato. Si salva, perfetto. Quindi, ora che abbiamo la key per loggarci come bandit 14, tutto ciò che dobbiamo fare è per l'appunto loggarci utilizzando però la chiave che abbiamo appena copiato. Per farlo bisogna utilizzare il flag i e specificare il percorso della key, nel mio caso bandit scrivania bandit 14.key, e poi tutto come al solito, quindi ci si logga come bandit 14 su bandit.labs.over the wire.org sulla porta 2220. Ok, abbiamo un problema. Ah, ok, perché bisogna cambiare i permessi della key perché sono troppo blandi, via. Bisogna fare questa cosa qua, quindi bisogna chmod, penso che 600, in questo modo qua solamente il proprietario del file può leggere e scrivere su scrivania bandit 14.key. Quindi, ora che abbiamo modificato i permessi e sono un po' più restrittivi, riproviamo a riloggarci. Ed eccoci, ci siamo. Abbiamo già battuto il livello. Allora, qua usciamo. A questo punto utilizzerei questa shell qua e vediamo che cosa dobbiamo fare nel prossimo livello. Allora, la password per il prossimo livello può essere ottenuta inviando la password del livello corrente sulla porta 30.000 sul localhost. Ok, quindi. Allora, per prima cosa direi di lanciare un bel port scanner, visto che qua compare Nmap. Cosa è un port scanner? Un port scanner è un software che esegue un'analisi su una macchina e ci restituisce le porte aperte e i servizi in ascolto sulle porte. Tenete conto che generalmente una porta aperta è contattabile e su ogni porta aperta è in ascolto un servizio. Di solito, poi ci sono anche magari puoi trovare anche una porta aperta dove non c'è nulla in ascolto, però insomma, se uno fa le cose a modino, una cosa del genere non dovrebbe succedere. Comunque, quindi se si lancia Nmap col flag p su localhost, comunque potete scrivere localhost oppure si può anche scrivere 127.0.1, non cambia assolutamente niente. Localhost è l'alias di 127.0.1. Quindi esoghiamo Nmap e vediamo che ci dice. Ok, come vedete questi sono tutti i servizi in ascolto sulle porte aperte. Sulla porta 31.518 c'è, ad esempio, c'è un servizio
che è sconosciuto e la porta è filtered, quindi non è open, non è diversa, ma a noi non ci interessa. Allora, noi ci dobbiamo focalizzare per l'appunto su questa porta 30.000. Il servizio si chiama NDMPS, che ora al momento non ho idea di che cosa si tratta, che si tratti. Allora, cosa dobbiamo fare? Intanto io direi di provare a vedere che cosa ci dice questo servizio in ascolto sulla porta 30.000. Per fare ciò dobbiamo si può utilizzare Telnet? Sì, ci dice di sì. Quindi utilizziamo Telnet. Cosa è? Praticamente è un client TCP e ci permette di collegarci a un servizio in ascolto su una porta TCP. Quindi, se ora si apre una connessione sulla porta 30.000 del localhost, anzi, mettiamo 127.0.1, così vedete che è la solita cosa. Ah, ok, perché sono un po' nabbo. Dovrei fare open host e poi porta. Ecco. Ok. Quindi, come vedete, ci ha detto che ci siamo connessi su 127.0.0.1, quindi sul localhost. E ora, come vedete, sembra che l'output sia sospeso e in realtà aspetta un nostro messaggio. Ora proviamo a scrivere ciao. Eccola qua. In risposta abbiamo wrong. Please enter the correct current passwords. Vedete che inglese spigliato. Quindi ci dice che la password che abbiamo inserito, in questo caso ciao, non è la password del livello corrente. Però ah, sì, ce l'aveva detto nel livello precedente che la password si trovava, se non sbaglio, in hatch, perché ora siamo bandit 14, possiamo leggere la password di questo livello. Quindi bandit pass, bandit 14, eccola, questa è la password del livello corrente, quindi si copia, se mi riesce, perfetto. Ora, quello che dobbiamo fare è semplicemente riaprire una connessione con Telnet, quindi un altro alias valido è 0.0.0.0 sulla porta 30.000, quindi 0.0.0.0 equivale a 127.0.0.1 o localhost. Quindi apriamo una connessione sul localhost sulla porta 30.000, siamo connessi, incolliamo la password di questo livello. E come promesso abbiamo in cambio la password per il livello successivo. Eccola qua. E tra l'altro anche la stringa correct. Perfetto, che bellezza. Allora, copiamo. Riapriamo il foglio delle password. Bandit 15, quindi, perché 14 non ci serviva. Vai. Ora, sloghiamoci. Riloghiamoci come bandit, che modifichiamo un attimo, qui si leva questo che non ci serve, bandit 15, incolliamo la password e abbiamo risolto anche questo livello. Siamo troppo forti. Vediamo il livello successivo. Allora, la password per il prossimo livello può essere recuperata inviando la password del livello corrente sulla porta 30.001 sul localhost utilizzando l'SSL encryption. Ok, qui allora diciamo che il metodo è simile a quello del livello che abbiamo appena passato, solamente che bisogna, al posto di utilizzare Telnet, bisogna inviare la password utilizzando la SSL encryption. Quindi, vediamo cosa è questa SSL encryption. SSL è l'acronimo di Secure Socket Layer e si tratta di un protocollo basato sulla crittografia sviluppato da Netscape nel 1995.
Il suo scopo è quello di garantire la privacy, l'autenticità e l'integrità dei dati durante lo scambio di informazioni su internet. Si tratta dell'antenato di TLS, o meglio Transport Layer Security, utilizzato ai giorni nostri. Ma come funziona? Allora, il primo step è quello di stabilire un handshake, letteralmente stretta di mano, per stabilire la veridicità tra i due dispositivi. Una volta verificate le identità, si cripta la comunicazione e si firma i dati da inviare per evitare la manomissione di quest'ultimi durante il tragitto. In questo modo, se si tentasse di intercettare il traffico, sarebbe tutto inutile, poiché tutto ciò che otterremmo sarebbe un'accozzaglia di caratteri senza senso, poiché la connessione tra i dispositivi è stata criptata e resa sicura, quindi le informazioni non viaggiano in chiaro. Ok, quindi iniziamo un pochino a risolvere il livello e vediamo di levarci le gambe. Allora, innanzitutto lancerei il nostro Nmap per vedere un po' com'è la situazione sul server. Allora, vediamo che cosa ci dice. Ok, come previsto abbiamo la porta 30.001 aperta, quindi sappiamo che su questa porta è in ascolto un server SSL. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente inviare la password del livello corrente a questo server utilizzando l'SSL encryption, che abbiamo appena visto di cosa si tratta. Per fare ciò c'è un toolkit, sì, infatti ci dice che è disponibile, chiamato OpenSSL, che serve ad implementare per l'appunto questo tipo di protocollo. E se si guarda nel manuale possiamo vedere. Ah, c'ho internet che fa un po' schifo stasera. Fibra TIM, eh? Ah, ecco, che bellezza. Che abbiamo per l'appunto l'opzione S-Client. S-Client che cosa serve? Serve a creare un client generico SSL. E di solito questa opzione è utilizzata come strumento di diagnostica, cioè per fare diagnostica su server SSL. Quindi, ora che sappiamo ciò, vediamo di passare il livello. Quindi, utilizziamo OpenSSL, poi si specifica l'opzione S-Client in modo tale da creare un client SSL generico. Dopodiché, flag connect per specificare l'indirizzo, la porta alla quale vogliamo connetterci, in questo caso è localhost, poiché si trova su questo server, sulla porta. Ah, quando vedete due punti più un numero vuol dire indirizzo più porta, quindi dopo i due punti c'è la porta alla quale ci connetteremo. In questo caso era la 30.001. Ok. Come vedete abbiamo in output delle informazioni che ora non ci servono, abbiamo il certificato, poi abbiamo altre informazioni che, ok, per l'appunto sono informazioni utili alla diagnostica, noi fortunatamente in questo caso non ci interessano. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire semplicemente la password del livello corrente. Una volta inserita, verrà automaticamente inviata non tramite, verrà criptata utilizzando il protocollo SSL e verrà spedita al server. Una volta che il server riceverà la password criptata via SSL, ci dovrebbe restituire la password per il livello successivo. Vediamo se funziona. E funziona tutto, come vedete, correct, e questa dovrebbe essere la password per il livello successivo. Quindi copiamo, quindi bandit 16, salviamo, usciamo
riconnettiamoci come bandit 16, inseriamo la password che abbiamo appena ottenuto ed eccoci qua, livello risolto. Ora andiamo al livello successivo, quindi 16-17. Allora, le credenziali per il prossimo livello possono essere recuperate inviando la password del livello corrente dalla porta 31.000 a 32.000 sul localhost. Allora, per prima cosa dobbiamo trovare quali di queste porte hanno un server in ascolto su di esse. Ok, quindi il server è in ascolto su una di queste porte, nel range da 31.000 a 32.000. Dopodiché bisogna capire quali di questi server usano la SSL encryption e quali no. C'è solamente un server che ci darà le credenziali per il prossimo livello. Tutte le altre risponderanno semplicemente con ciò che abbiamo appena inviato. Ok, quindi praticamente diciamo che dobbiamo fare la solita cosa che abbiamo fatto nel livello precedente, solamente che diciamo che la spina nel fianco è il fatto che dobbiamo capire quale delle porte aperte da 31.000 a 32.000 hanno un server SSL in ascolto. Perfetto. Mai come in questo livello ci sarà utile Nmap. Quindi bisogna lanciare Nmap, solamente che questa volta dobbiamo farci restituire tutte le porte aperte nel range di 31.000 a 32.000 sul localhost. Vediamo cosa ci dice. Allora, ci dice che la porta 31.518 è filtered, quindi io la scarterei a naso, mentre la porta 31.790 è open, quindi io farei un tentativo sulla porta 31.790. Quindi, solito procedimento. Si usa OpenSSL con l'opzione sclient e ci si connette sul localhost alla porta 31.790. Incolliamo la password, inviamo. Ah, corretto, e ci ha dato non la password per il livello successivo, bensì una chiave SSH. Quindi si copia tutto, copiamo, poi solita cosa che abbiamo fatto qualche livello prima, si incolla la key che abbiamo appena ricevuto, quindi bandit, siamo 16-17, quindi bandit17.key, incolliamo, salviamo. E poi direi anche di avvantaggiarci e di cambiargli i permessi a 600, così almeno dopo non ci dovremmo avere noie. Bandit 17a.k. Perfetto. Vediamo subito se funziona. Allora, quindi qua usciamo. Connettiamoci come bandit 17, bandit 17, flag i per specificare la chiave SSH, quindi bandit 17.key su bandit.labs.over the wire.org sulla porta 220. Vediamo come mai. Ah, ok, c'ho internet che va e non va. Perfetto, ci siamo loggati come bandit 17. Livello risolto. Vediamo un po' ora cosa dobbiamo fare per andare a livello 18.
Ehi, guarda la team stasera. È una cosa vergognosa. Nulla. E in più mi sta scoppiando pure il computer. Senti casino. Riproviamo con rinnovato spirito. No, niente. Non va. Ce l'abbiamo fatta, eh. Il computer non è ancora scoppiato, almeno non per il momento. E la team ha deciso di fornirmi nuovamente i suoi servizi. Grazie team. Società scandalosa, tra le altre cose. Comunque, stendiamo un velo pietoso. Cosa dobbiamo fare in questo livello? Allora, ci sono due file nella home. Password.old e password.new. La password per il prossimo livello è in password.new ed è l'unica che è stata modificata da password.old. Ok, quindi vediamo se è vero che ci sono questi due file. Sì, c'è anche bandit 16 password, però a quanto pare non ci dovrebbe interessare. Quindi concentriamoci su password.new e password.old. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo individuare l'unica linea diversa tra questi due file. Quindi per fare ciò si può utilizzare il comando diff che fa la comparazione linea per linea dei due file e stampa in output le differenze. Quindi usiamo diff, poi come primo argomento si passa password.new e poi password.old. E in output abbiamo le differenze. La password dovrebbe essere questa, sì, perché password.new è il primo argomento. Quindi copiamo. Usciamo, riloghiamoci come bandit 18, modifichiamo qua, incolliamo, e che è successo? Loggati ci siamo loggati, a quanto pare, e poi siamo stati sloggati, sembrerebbe. Bye bye. Ah, vedi a non legge le cose fino in fondo. Ok, se si legge bye bye vuol dire che quando proviamo a loggarci in bandit 18. Ah, ok. È perché ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Quindi guardiamo il livello successivo. La password per il prossimo livello è salvata nel file readme nella home. Sfortunatamente qualcuno ha modificato il file .bashrc. Ah, ecco perché ci si slogga. Per sloggarci quando tentiamo di loggarci con Secure Shell. Oh, che bellezza! Ok, quindi praticamente non ci possiamo loggare, ma dobbiamo leggere il file readme nella home di bandit 18. Ok, quindi come possiamo fare? Allora, loggare, quindi ci si logga senza problemi, no? E poi, quindi ci si logga e poi si viene sloggati. Ma l'abbiamo salvata la password di bandit 18? No, allora aspetta, eh. Bandit 18, per l'amor del cielo. Vai. Allora, torniamo a noi, quindi loggare ci si logga e poi si viene sloggati. Cosa si può fare? Allora, io direi di tentare di fare una cosa. Allora, sappiamo che la password è salvata nel file readme nella home, solo che non possiamo loggarci perché il file bashrc è stato modificato per sloggarci immediatamente, però di fatto ci logghiamo. Quindi si può tentare di eseguire un comando immediatamente al log, per poi venire regolarmente sloggati. Come
come si faceva? Per fare ciò mi sembra che basti semplicemente inserire il comando e poi lanciare lo script. Allora, poi lanciare lo script, sì, e poi tentare la connessione. Quindi, allora, scusatemi la confusione, ma stavo ragionando. Quindi, cosa si tenta di fare adesso? Si tenta di loggarci regolarmente in Bandit 18 inserendo la password che abbiamo. Dopodiché, prima di venire sloggati, si tenta di lanciare il comando lsall. Se funziona, dovremmo avere in output il contenuto della home e poi venire sloggati. Se non funziona, niente, mi dispiace ragazzi, è stato bello, ma interrompo qua la serie perché non ho idea di come proseguire. Allora, tentiamola. Incolla. Eccola! Eccola! L'output che vedete è il contenuto della home di Bandit 18. Quindi abbiamo il file bashrc bashlogout.profile e poi abbiamo il file readme dove è contenuta la nostra password. Quindi adesso ci basta semplicemente rilanciare il tutto cambiando il comando. Quindi invece di lsall basta lanciare cat readme e in output dovremmo avere la password per il livello successivo. Vai! Allora, copia, incolla immediatamente Bandit 19, salviamo e quindi tentiamo il login in Bandit 19, se non ci hanno fatto altre trappole. Allora, incolliamo. Oh, funziona, che bello. Quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare adesso. Allora, per avere accesso al prossimo livello bisogna usare il binario setuid nella home directory, eseguirlo senza argomenti. Ah, ok, se si segue il comando setuid, aspettate un attimo, sto tentando di capire. The password, allora la password per il prossimo livello può essere trovata nella solita directory dove si trovano tutte le password in etch bandit pass più il nome dell'utente di che vogliamo ricevere la password. Quindi vediamo, scusate se ogni tanto sono un po' confusionario a spiegare le cose, ma è difficile ragionare mentre si sta parlare mentre si sta ragionando, almeno a me torna particolarmente difficile, perdonatemi. Quindi nella home dobbiamo avere un binario setuid, vediamo un po' di cosa si tratta. Ah, ho capito, quindi praticamente se noi si esegue bandit 20 do, ok, ci dice che si può eseguire un comando come un altro utente e ci dà anche l'esempio. Quindi eseguiamo bandit 22 e poi il comando. Cosa vuol dire? Ci dice che la password può essere trovata nel posto di sempre, quindi in etch bandit pass. Quindi se noi si tentasse a cose normali di leggere etch bandit pass e quindi bandit 20, non 10, 20, non ce lo fa leggere perché noi siamo bandit 19 e non bandit 20. Però lanciando il solito comando dopo aver utilizzato bandit 22, che cosa si fa? Si lancia il comando cat su bandit 20 come
a per l'appunto si fosse l'utente bandit 20. Guardate, allora, quindi bandit 20 do è un po' come utilizzare sudo, no? Che praticamente ti fa eseguire un comando in quel caso come root. In questo caso invece bandit 20 do ci fa eseguire un comando come l'utente bandit 20. Quindi bandit 20 do, poi cat etch bandit pass bandit 20 e ci dovrebbe restituire in output la password per bandit 20 e infatti eccola qua. Quindi copia, incolla immediatamente bandit 20, non 10, 20, salviamo. Sloghiamoci, riloghiamoci come bandit 20, inseriamo la password e ci siamo, ce l'abbiamo fatta. E con bandit 20 terminerei l'episodio. Nel prossimo potremmo anche tentare di concludere la serie facendo bandit 20 a bandit 34, però non lo prometto perché già in questi 10 livelli, rispetto ai 10 visti nel primo episodio, insomma, il livello di difficoltà era parecchio più elevato. Quindi, se si continua di questo passo, da 20 a 34, c'è da farsi scoppiare il cervello. Però, proviamoci. Quindi, direi che per questo episodio è tutto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!